a Lourdes le cose si vedono in una prospettiva diversa. Mi ricordo quando ero un bambino che mio padre mi portava un po' in alto in montagna e poi mi faceva notare come quando si è in alto le case che sono a valle, dove ci sono le preoccupazioni, i problemi, le miserie degli uomini, sono tutte piccole. Allora Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta su questo monte un po' più in alto, perché a valle ci sono i problemi, i bisogni, le domande, ma non ci sono le risposte. Bisogna andare sul monte, cioè più vicini a Dio, e nel dialogo con il Padre si trova la risposta che stiamo attendendo nel profondo del cuore. Tutto dipende da un cambio di prospettive, non dal basso, dalla valle verso l'alto, ma dall'alto, dal monte, dal Padre verso i suoi figli, verso la storia, verso il mondo. Anche noi, come Pietro, Giacomo e Giovanni, siamo stati invitati a questa luce in disparte, lasciando un po' il tram tram di tutti i giorni. Viviamo non isolati, ma viviamo un momento di relazione forte attraverso Maria con Gesù. Li portò in disparte perché rimanessero con Lui. Stare con Gesù è il frutto di queste giornate di pellegrinaggio. E mentre Gesù pregava, cambiò di aspetto. Ecco, la preghiera, cari fratelli e sorelle, è il laboratorio del nostro cambiamento profondo, del cuore che si rovescia e si orienta verso l'alto. Lì Gesù cambiò di aspetto. Potremmo chiederci, ma Gesù è diventato un'altra persona? Chiaramente no. Gesù da sempre è il figlio eletto e benedetto dal Padre, figlio anche di Maria, diventato uomo. Però gli occhi dei suoi discepoli sono andati oltre l'aspetto fisico, cioè di Gesù vero uomo, e hanno potuto cogliere il segreto profondo di chi è Gesù, che Gesù è il figlio di Dio. In lui si riflette la gloria del Padre. La sua umanità trasuda dello splendore della vita divina. Il Padre infatti dirà: questi è il mio figlio l'eletto, è lui che dovete ascoltare. Allora non è Gesù che è cambiato, ma sono gli occhi dei suoi apostoli che sono cambiati, è lo sguardo che è cambiato. Potremmo dire che è la prospettiva che è cambiata. Allora, cari fratelli e sorelle, anche per noi è importante poter cogliere il nascosto che c'è nelle cose. In Gesù c'era un segreto, che lui, oltre la carne, era il figlio di Dio in mezzo a noi. Quando gli occhi degli apostoli sono stati bagnati dallo Spirito Santo, loro hanno potuto vedere la gloria di Dio nella carne di Gesù. Nella nostra vita umana ci sono tante zone opache, delle zone di ombra, impenetrabili. C'è sempre un po' di enigma, di segreto nelle nostre vite. Se rimaniamo alla pelle, alla superficie delle cose, non riusciamo a cogliere il segreto, la bellezza che si nasconde oltre le apparenze. La bellezza delle cose è oltre le apparenze. E sappiamo che il nostro Dio non guarda le apparenze, ma guarda il cuore, dove c'è il senso, il bello, il santo della nostra vita. Spesso fatichiamo a vedere oltre la... Cosa dobbiamo fare? Un po' come gli apostoli. Il Vangelo dice che quando erano là con Gesù sul monte, loro erano oppressi dal sonno, erano stanchi. Ma erano soprattutto stanchi non perché affaticati nel corpo, ma perché facevano fatica a seguire Gesù, che già più volte aveva detto: io devo andare a Gerusalemme e là dovrò soffrire molto. E loro non riuscivano ad accettare che il loro maestro andasse incontro a un destino di sofferenza. Però dice il Vangelo che loro, oppressi dal sonno, hanno resistito, cioè hanno vegliato, hanno continuato a pregare, e continuando a pregare sono restati svegli,
e i loro occhi hanno potuto vedere la gloria di Dio. Anche per noi è importante la preghiera. La preghiera è il momento della nostra resistenza di fronte al sonno che ci opprime. Il sonno della poca fede, il sonno della sfiducia, il sonno della sofferenza. Spesso ci chiediamo come fare a cambiare le cose, le situazioni esterne. E vorremmo immaginare che le cose cambiano se noi cambiamo casa, cambiamo lavoro, cambiamo colleghi, cambiamo amici, cambiamo compagni. Mentre le cose non cambiano a partire dall'esterno. Questa è una illusione. Tante persone si illudono che cambiando, ritoccando alcune cose esterne, avranno più felicità, la vita sarà più facile, la vita sarà più gratificata. Ma non è così. Non sono le variazioni esterne a farci cambiare la vita. Le cose cambiano se cambia la luce con cui noi le guardiamo, se cambia il nostro sguardo. Allora dobbiamo imparare a guardare le cose della nostra vita, io le mie, tu le tue, ciascuno a guardare la sua vita a partire da un'altra parte, cioè a partire dalla luce di Dio. Voi sapete che differenza c'è tra un carbone e un diamante? Dal punto di vista fisico e chimico, il carbone e il diamante sono la stessa cosa. Soltanto, e questa è la grande differenza, che il diamante è un carbone che è stato esposto alla luce. Allora la nostra vita è carbone. Ma se noi esponiamo la nostra vita alla luce forte dello Spirito di Gesù, la nostra vita si trasfigura. Il corpo di Gesù, esposto alla luce del Padre, allo splendore del Padre, diventa un corpo luminoso di gloria. Il Venerdì Santo, qui a Lourdes, sul piazzale, si forma una grande croce con le carrozzelle dei malati. Un paio di volte anch'io ho assistito a questo momento molto toccante e ricordo che tutti gli ammalati desideravano entrare in questa grandissima croce che occupa tutta la piazza perché la loro sofferenza fosse inserita nella croce di Gesù. Allora una sofferenza che è trasfigurata perché Gesù ha sofferto amando, obbedendo al Padre, quella sofferenza, anche se è un fiume, è una sofferenza trasformata in amore. Torna indietro questo fiume ed è capace di inghiottire la sofferenza che è solo dolore, spreco di vita, maledizione, castigo, pena. Le cose della vita non cambiano, la sofferenza magari rimane tale, ma i sofferenti cambiano perché soffrono insieme a Gesù e perciò vincono la sofferenza. Lourdes è più che una terra di miracoli, è una terra di conversioni, è una terra di trasformazioni, di trasfigurazioni. Vorrei che tutti noi oggi potessimo dire come Pietro: è bello per noi qui, è bello per noi qui. E qui per Pietro voleva dire qui dove c'è la voce del Padre, c'è il suo figlio amato, ci sono Mosè ed Elia, c'è la Chiesa. È bello quando noi convergiamo nella comunione del corpo di Gesù. Allora in questo corpo possiamo anche concludere, magari con le nostre gocce di sofferenza, quello che manca ai patimenti di Cristo per edificare la Chiesa. È bello per noi qui. Godete, cari fratelli e sorelle, i giorni del vostro pellegrinaggio e magari quando siete anche in passaggio qui davanti alla grotta, dite al Signore: è bello qui. E vi inviterei oggi a pensare anche alle cose deformate della vostra vita, cioè quelle zone della vostra vita dove la luce è spenta, senza gloria di Dio, magari quella parte di voi stessi che guardate male. Portate qui alla grotta delle apparizioni questi brandelli di vita che vi sembrano opachi. E tutti facciamo un combattimento della luce. Noi abbiamo le armi della luce. Che significa stare di fronte alle cose della vita con la prospettiva di Dio, guardandole come le guarda il Padre, a partire
dalla cima del monte per poi tornare a valle con gli occhi ancora pieni di quella visione di fede che ci permette di vedere le stesse cose della nostra vita ma con uno sguardo diverso. Cari fratelli e sorelle, facciamoci in questi giorni di pellegrinaggio dei mendicanti della luce. E quando fra 3 giorni noi smonteremo le nostre tende e torneremo a casa, avremo un atteggiamento diverso sulle cose di tutti i giorni, perché avremo potuto cogliere il segreto che si nasconde oltre il velo delle apparenze, là dove nella vita di ciascuno di noi, magari anche tribolata, c'è qualche goccia di bellezza, di santità che irradia la stessa vita di Gesù in noi. Impariamo a guardare la nostra vita con gli occhi di Dio. Ci accorgeremo che la bellezza, la santità stava già lì dentro, perché questa nostra vita, anche se tribolata, è una vita amata da Dio. Chiediamo occhi nuovi, chiediamo di essere i mendicanti della luce.